Per quanto riguarda invece questi suicidi che pare siano legati alla crisi, in maniera molto Molto plausibile. Ma secondo me plausibile. succede questo, sì, molto plausibile. Bauman ha detto già da tempo che noi viviamo un'epoca liquida, per dire che è un'epoca nella quale la struttura della società non ha più quella solidità necessaria che consentiva in qualche modo di arginare alcune deformazioni sociali, culturali, strutturali. In realtà noi siamo da tempo ormai nella società gassosa, cioè siamo andati oltre la società liquida. In una società gassosa, cioè che perde, per usare un'espressione cara ai moralisti del nostro paese, una società che perde i punti di riferimento, una società nella quale si perdono come dire, i punti di giro della storia, nella quale non ci sono più incroci certi di fronte ai quali bisogna fare delle scelte, è una società nella quale i più deboli soccombono. C'è un sociologo tedesco che credo si chiami Rosa, di cognome, che credo non sia mai stato tradotto in Italia, che parla del fenomeno usa la metafora dell'auto in corsa, per dire che una delle caratteristiche principali della postmodernità e quindi dei nostri ultimi anni è l'accelerazione. Su tutta una serie di ambiti, compreso per esempio il mercato, insomma, i viaggi, i trasporti, il mondo fondamentalmente, le società occidentali prevalentemente, hanno subito negli ultimi anni un'accelerazione profonda. Lui, facendo riferimento a questo fenomeno dell'accelerazione, utilizza questa metafora dell'auto in corsa e dice una cosa molto semplice. Lui dice: quando guidi un'auto, se guidi a 60 all'ora, 50 all'ora, 60 all'ora, tu chiacchieri con le persone che sono in auto con te. Se guidi a 80 all'ora, 90 all'ora, pur avendo magari un rettilineo davanti a te, pur avendo chiaro dove stai andando e avendo l'orizzonte a tua disposizione, ma se vai a 80 all'ora già cominci a parlare meno con i tuoi compagni di viaggio, magari ascolti, però fondamentalmente sei concentrato sulla guida. Se vai a 120, 130, 140, 180, beh, automaticamente smetterai anche solo di prestare attenzione a quello che dicono i tuoi compagni di viaggio, perché sarai fortemente concentrato sulla strada. Sull'auto, sulla strada, perché devi governarla, devi evitare che vada fuori strada, devi tenere il volante che subirà vibrazioni molto più importanti che andando a 40 all'ora. Ecco, cosa succederà? Che inevitabilmente ti isolerai da quelli che ti stanno a fianco. Questa metafora fondamentalmente mette insieme la causa, diciamo il fenomeno di partenza, che è quello dell'accelerazione strutturale della società, con la conseguenza immediata sulle reti più prossime alle persone, cioè il silenzio. Fondamentalmente, dice Rosa, in questo tipo di società, in questo momento, diciamo, è un'immagine strettamente speculare a quella della società gassosa, però descritta in termini diversi, fondamentalmente i più deboli soccombono perché perdono la rete di riferimento. In una società tradizionale, più arcaica, beh, verosimilmente la persona che si suicida perché non ha il lavoro, e non sappiamo se si suicida per umiliazione, mortificazione o perché non riesce a portare veramente solo il pane a casa, perché se ci pensiamo è un paradosso. La persona che si suicida perché non riesce a portare il pane a casa fa un gesto paradossale. Perché da quel momento le persone di cui lui si preoccupa non avranno più neanche lui a disposizione, anzi avranno un problema in più da gestire, che è il lutto, la morte, il funerale e l'assenza di questa persona. Allora, probabilmente in una società tradizionale, anzi, toglierei il probabilmente, in una società tradizionale più arcaica, beh, questo non sarebbe successo perché, come dire, i sistemi di presa in carico, di contenimento,
la lentezza di quella società avrebbe in qualche modo impedito il gesto estremo e lo avrebbe diluito in una serie di pratiche, di riti, di retoriche di contenimento della disperazione. Contenimento della disperazione che oggi noi non abbiamo più a disposizione. Questo mi sembra il punto fondamentale di partenza, il contenimento della disperazione. Pensi che ne accadranno altre? Ma io credo che, per dirla in maniera corretta, è giusto temere e aspettarsi che succeda. O per dire in altri termini, se dovesse succedere non bisognerà stupirsi. Questo paese, il nostro paese, ha tra le sue principali caratteristiche, i principali tratti distintivi del nostro paese sono l'ipocrisia e l'isteria. Ha una capacità di stupirsi delle cose di cui non doveva stupirsi, credo superiore a qualunque altro popolo, quindi verosimilmente continuerà a stupirsi di queste cose. In realtà più che stupirsi bisognerebbe attrezzarsi. Ma come? Operando un'inversione copernicana a U dei paradigmi di sviluppo, del paradigma complessivo, cioè la narrazione ufficiale, la narrazione egemone, la cultura egemone di questo paese, che ormai da un punto di vista caricaturale, anche dai comici, da quelli che fanno satira, viene sintetizzata con l'espressione ce lo chiede l'Europa, questo pensiero egemone è un pensiero folle, è l'esasperazione della metafora dell'auto in corsa, tutto il discorso della TAV o del TAV va esattamente in questa direzione. Cioè stiamo dicendo che lo sviluppo di un paese è determinato dal numero di ore in meno che dei mezzi di trasporto metteranno per raggiungere un luogo. Io credo che se non si recupera una dimensione anche di decrescita, e con questo, come dire, pur con tutti i limiti delle teorie più famose, più diffuse di decrescita, che secondo me vanno prese, diciamo, con le pinze, in parte, per quello che hanno di buono, ma se non si recupera, come dire, un nuovo paradigma dell'idea di sviluppo che non sia essenzialmente e asfitticamente di tipo economico, e neanche soltanto economico, ma legato alla ricchezza, beh, è evidente che qualcuno, chi non riesce a stare dietro questa corsa, soccomberà. Fondamentalmente nella metafora dell'auto in corsa, volendo esasperare questa metafora, chi si butta fuori dalla macchina è chi si suicida, cioè chi non regge più non solo il silenzio della macchina, ma non regge la velocità di questa macchina, e sono tante le persone che soffrono metaforicamente la velocità, beh, apre lo sportello e si lancia dalla macchina. Il paradosso è che la macchina continuerà a correre, il tempo che si potrà dedicare a riflettere su quello che è accaduto sarà pochissimo, perché non si può distogliere lo sguardo dal volante, e a chi chiederà di fermarsi un attimo per parlare verrà risposto che l'Europa ci chiede di